Siamo nel laboratorio della Self Factory, una struttura pubblica che è qui al Policlinico di Milano. È una struttura che ha una componente di ricerca, dove appunto il laboratorio di biologia cellulare qui ci troviamo, e una componente di clinica, perché è una struttura approvata dal nostro, da AIFA, per produrre cellule per andare poi in clinica. Da più di 20 anni ci occupiamo di cellule staminali, staminali adulte, mesenchimali, ematopoietiche, per la cura di pazienti oncoematologici e per la cura di pazienti che hanno problemi di danni tessutali, rigenerazione di organi non più funzionanti. La nostra ricerca viene supportata da fondazioni private, da bandi ministeriali italiani e anche da progetti della Comunità Europea. Horizon 2020 è uno di questi. Abbiamo avuto l'opportunità di partecipare a un consorzio di centri di eccellenza che include gruppi tedeschi e gruppi inglesi, due di Cambridge ad esempio, e noi siamo l'unico gruppo italiano in questo consorzio che ha la finalità in 4 anni da oggi di studiare, caratterizzare e produrre organoidi pancreatici. Gli organoidi sono dei piccoli organi artificiali che vengono prodotti qui in laboratorio. Esistono ad oggi mini brain, quindi piccoli cervelli, piccoli reni e in questo caso anche piccoli pancreas. Vengono prodotti a partire da biopsie, quindi da prelievi minimamente invasivi di tessuto, come per esempio la mucosa, e con opportune metodiche culturali in laboratorio si formano queste sfere che rappresentano perfettamente quello che è il tessuto d'origine dell'organo. In questo caso verranno prodotti qui da noi piccoli organoidi pancreatici con tessuto pancreatico capace di produrre insulina. Il nostro lavoro è indirizzato a trovare delle nuove strategie terapeutiche contro il diabete di tipo 1. Il diabete in realtà è una malattia molto diffusa, contiamo circa 350 milioni di persone affette in tutto il mondo ad oggi. E nei prossimi anni prevediamo che le persone ammalate di diabete in Italia sfiorino i 4 milioni. Quindi c'è una grossa fetta di popolazione di ammalati che ha bisogno di usufruire di strumenti terapeutici innovativi ed efficaci. Ne abbiamo tanti contro il diabete ad oggi, ma purtroppo non sono sufficienti. Sarebbe risolutivo il trapianto d'organo, che in varie accezioni e modalità oggi è pure praticato per la terapia del diabete. E il nostro lavoro, cioè quello di mettere a punto una procedura su scala clinica per produrre organoidi pancreatici, è prezioso in questo senso, poiché consentirà di avere la possibilità di trattare i pazienti con questi organi sostitutivi in miniatura che hanno tutte le funzioni dell'organo normale, quindi sono sostanzialmente delle sorgenti di insulina e possono in qualche modo sostituire la funzione dell'organo danneggiato. Nei prossimi 4 anni noi vorremmo arrivare a definire un protocollo che ci possa consentire poi negli anni successivi di poter trattare a livello clinico con organoidi pazienti affetti da diabete di tipo 1. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che attualmente abbiamo una modalità di lavoro che è stata sviluppata su scala di laboratorio. Il nostro lavoro più importante nel progetto europeo è proprio quello di trasformarlo in una procedura di tipo, come dire, farmaceutico, quindi arrivare a produrre organoidi che possano poi essere trapiantati nell'uomo. Quindi noi abbiamo come obiettivo finale di questi 4 anni di sperimentazione la produzione pilota di organoidi, e poi ci spetterà una fase successiva in cui andremo esattamente ad utilizzare, quindi a disegnare un protocollo clinico in cui utilizzeremo gli organoidi poi nei pazienti.